Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti al nuovo webinario del giovedì CETEMS che termina il mese di maggio con una presentazione da parte di Luca Brocca dell'Istituto di Ricerca sulla Protezione Idrogeologica del CNR di Perugia. Questo seminario, webinario in realtà, è lungo una sequenza di attività che abbiamo pianificato nei mesi di fine aprile, maggio e giugno, e toccando vari ambiti su cui il nostro centro di ricerca, CETEMS, è coinvolto, aspetti che legati all'oceanografia, alla meteorologia, alla climatologia e anche all'idrologia. Il seminario di Tommaso Mora Marco, che peraltro è dello stesso istituto di Luca Brocca, è stato un seminario organizzato in questo ambito. Luca Brocca è un giovane dirigente di ricerca dell'Istituto IRPI, che rappresenta un'eccellenza nell'ambito dell'idrogeologia italiana e nell'ambito del CNR. Si occupa da sempre di umidità del suolo, che è variabile essenziale, chiave per la previsione delle alluvioni e delle frane. Luca ha svolto un lavoro intenso anche a livello di produttività scientifica e a livello di coordinamento e proposte progettuali. Ha elaborato insieme con i colleghi dell'IRPI e non solo un algoritmo che ha avuto una enorme e vasta applicazione, l'SM2Rain, che ci andrà probabilmente a illustrare con più dettagli. La specificità di questo seminario è la capacità di mettere insieme sia gli aspetti sperimentali, sia gli aspetti osservativi in situ e remoto attraverso tecniche di rilevamento, sia gli aspetti modellistici. Io non rubo più tempo a Luca, per cui lascio la parola. Le domande saranno raccolte tutte alla fine. Prima di lasciare la parola a Luca, vorrei fare gli usuali ringraziamenti per non dimenticarli alla fine. Prima di tutto a Maurizio Cironi, il regista della diretta Univac su cui ci state seguendo, e poi ai coordinatori delle attività seminariali, Annalina Lombardi e Raffaele Lidori, e all'intero gruppo di modellistica idrologica che vede, oltre ad Annalina Lombardi, anche Valentina Colaiuda e Barbara Tomasetti, che ne è la coordinatrice, che hanno stimolato e finalizzato questo seminario. Ricordo a coloro che sono collegati che nel caso di richiesta di attestazione di partecipazione è necessario manifestare la propria presenza sulla messaggistica o chat della pagina live in diretta Univac, e la richiesta va inoltrata solo e soltanto all'indirizzo di posta elettronica cetems@aquila.infn.it. Altre forme di richiesta, capite bene, è un lavoro extra che stiamo cercando di seguire con un certo affanno, ma anche con una certa dedizione. Altre forme di richiesta non saranno prese in considerazione anche per razionalizzare questa attività. Do la parola a Luca Brocca. Prego, Luca. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate bene Benissimo. e ringrazio, io sento un po' di ritardo quindi non so, però forse non solo colpa mia. Noi ti sentiamo bene, Luca. Ok, perfetto, grazie per l'invito, direi di iniziare subito con la presentazione in modo tale da cercare di magari farla partire dall'inizio e un secondo e basta che se no mi fa. Ok, vedete la presentazione? Sì?
mattino. Non ancora. Confermo, non ancora. E se non condivido lo schermo è impossibile che la vediate. Adesso la vediamo, Luca. Perfetto. La vedete? Vedete la prima slide? No. Sì, benissimo, vediamo questa. La sequenza, adesso la prima diapositiva con la sequenza che hai mostrato, quindi sei in modalità presentazione. Sì, arrivo subito, un secondo. Ok. Sì, è che me lo sto visualizzando sull'altro schermo. Sto per... Adesso dovreste vedere lo schermo intero, giusto? Sì, fatto. Confermiamo. Ok, ce l'ho fatta. Va bene, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io cercherò in questa quarantina di minuti di illustrarvi un po' l'attività di ricerca che abbiamo fatto, ovviamente insieme a tutto il gruppo di ricerca di idrologia dell'IPI con cui lavoriamo insieme, e riguarda principalmente l'utilizzo di questa variabile chiave per le previsioni idrologiche, che è l'umidità del suolo. Cercherò di darvi alcune indicazioni chiave su che cos'è questa variabile, come si misura, cosa stiamo facendo, per poi capire anche come si può utilizzare per le varie applicazioni che magari possono essere di interesse per varie persone. Cominciamo da che cosa si intende per umidità del suolo. L'umidità del suolo, poi le slide saranno tutte in inglese, tranne i titoli, e di questo ve ne scuso, ma penso che capiate benissimo le motivazioni. E sulla destra trovate sempre dei riferimenti che, se volendo, poi queste slide saranno anche disponibili, volendo poi potete anche accedere a maggiori dettagli su quello che andrò a illustrare. L'umidità del suolo non è altro che la quantità di acqua contenuta nel suolo, e quindi, diciamo così, è la quantità di acqua contenuta nel mezzo poroso suolo, e quindi nei vuoti del suolo, e si misura in diversi modi. Infatti uno dei primi problemi è che l'umidità del suolo ha in generale, diciamo così, tante definizioni, perché l'umidità del suolo può essere espressa in termini volumetrici, in termini gravimetrici, in termini relativi, e qui cominciano a esserci i primi problemi quando uno vuole utilizzare questa variabile per le applicazioni, perché deve capire che unità di misura sta utilizzando. L'unità di misura che io utilizzerò durante tutta questa presentazione è principalmente quella relativa, cioè tra 0 e 1, dove 0 significa suolo completamente secco e 1 significa suolo completamente saturo, che però, se voi lo guardaste in termini volumetrici, ovviamente il suolo non sarà mai completamente pieno di acqua, perché ovviamente saranno pieni di acqua soltanto i pori, e quindi il contenuto d'acqua volumetrico massimo di un suolo tipico è intorno a 0,4-0,5, mentre il contenuto minimo è intorno a 0,1. Ma per semplicità, e anche perché, diciamo così, l'informazione principale che possiamo ottenere dall'umidità del suolo è in termini relativi, io parlerò principalmente di umidità del suolo compresa tra 0 e 1 durante tutta questa presentazione. Da quant'è che abbiamo iniziato a lavorare sull'umidità del suolo? Beh, ormai sono più di 15 anni, perché da quando ho iniziato fondamentalmente io a lavorare al CNR IUP, e abbiamo iniziato con campagne di misura a terra, all'inizio soprattutto a terra, quindi avevamo un'area sperimentale in Umbria in cui abbiamo cominciato a misurare l'umidità del suolo in vari modi, con varie tecniche, per cercare di capire qual è la sua variabilità spaziale e temporale, cioè quanto varia nello spazio, quanto varia nel tempo, e la domanda chiave era come fare a monitorare questa variabile per poi utilizzarla in applicazioni idrologiche. E quindi poi intorno al 2010 abbiamo incominciato a utilizzare questa variabile anche per fare previsione delle piene, in quello che soprattutto si parla di assimilazione dei dati per appunto migliorare la previsione delle piene, e qui abbiamo anche iniziato a utilizzare i dati da satellite, che fino a prima non erano di nostro interesse.
questi dati satellitari hanno preso un po' piede nella nostra attività di ricerca e le ultime attività di cui vi parlerò anche durante la presentazione sono quella legata alla stima della pioggia a partire dai dati di umidità del suolo, che è questo metodo chiamato estimate of rain per invertire i dati di umidità del suolo, che l'abbiamo utilizzato sia per stimare la pioggia ultimamente, visto che nelle aree irrigate la quantità di acqua che cade nel suolo per irrigazione può essere simile alla quantità di pioggia, stiamo anche utilizzandola per stimare l'irrigazione. E quindi le attività principali di cui mi sto occupando negli ultimi periodi sono appunto la stima sia della pioggia che dell'irrigazione dai dati di umidità del suolo. Perché è importante l'umidità del suolo? Questa è una... Sopra vedete il bilancio di masse, sotto il bilancio energetico, e se guardate la figura, tra le due mappe rappresentano delle mappe di umidità del suolo prima e dopo un evento di piena, e si vede che appunto il suolo è saturo, e si vede che ad esempio ad aumentare della saturazione la risposta, che sarebbe la linea blu che vedete in alto a sinistra, aumenta di molto a uno stesso input di pioggia, perché appunto il suolo è saturo. E quindi l'umidità del suolo rappresenta una variabile chiave nella interazione tra la terra e la superficie terrestre, e quindi è importante per una serie, per molte attività, per molte applicazioni, quindi legate non soltanto alle piene, ma anche alla siccità, le previsioni meteo, i sistemi climatici, frane e anche per l'agricoltura. Io ovviamente toccherò soltanto alcuni di questi temi in questa presentazione. Come si fa a misurare l'umidità del suolo? Principalmente ci sono tre tecniche. Una è utilizzando i dati a terra in situ, che ci sono diverse tecniche, da cui quella più classica è il metodo gravimetrico. Quella più utilizzata recentemente è il metodo che si chiama TDR, Time Riflettometria nel Dominio del Tempo, che è accurata e quindi ha fornito ottimi risultati. Il problema di queste tecniche in situ è che sono tipicamente puntuali. E vedremo anche nella presentazione che si è passato molto recentemente a parlare di remote sensing, cioè dell'utilizzo di dati satellitari. E questi hanno il vantaggio di avere appunto una copertura globale, ma spesso lo svantaggio di avere un'accuratezza sicuramente inferiore e anche una risoluzione spaziale che potrebbe non essere sufficiente. Infine abbiamo anche i modelli, possiamo utilizzare dei modelli che stimano appunto l'evoluzione dell'umidità del suolo e, diciamo così, l'approccio... L'approccio migliore è sicuramente quello di integrare le tre diverse tecniche. Qui abbiamo degli esempi di tecniche e metodi per stimare l'umidità del suolo in situ, con bacini sperimentali in alto a sinistra oppure in laboratorio, e quindi possiamo avere delle mappe di umidità del suolo che vedete in basso a sinistra, oppure dei profili di umidità del suolo per diversi tempi e a diverse profondità. Oramai l'umidità del suolo... soprattutto da quando poi i dati satellitari, ci sono le due missioni principali, una dell'Agenzia Spaziale Europea e una della NASA, lanciate nel 2010 e nel 2015, che hanno un pochino fatto migliorare anche la nostra capacità di misurare l'umidità del suolo in sito, e quindi ad esempio esiste questo sito che è disponibile a tutti ed è gratis, che si chiama International Thermostat Network, in cui vengono raccolte da chi le fornisce dati di misure di umidità del suolo nel tempo e nello spazio. Ad esempio ci sono anche delle stazioni presenti in Italia. Una delle cose da cui, dopo i primi 3 o 4 o 5 anni della mia attività di ricerca, sono stati quelli legati al capire come fare a monitorare l'umidità del suolo a scala di bacino, e ho solo una slide per questo tema, anche se in realtà di lavori ne abbiamo fatti diversi. Ma il concetto principale che è venuto fuori da misure nello spazio e nel tempo dell'umidità del suolo a diverse scale spaziali, siamo partiti da una scala di qualche ettaro fino a fare misure per bacini di superiore ai 200 km quadrati, è che poche misure, che in teoria dovrebbe sintetizzarlo la figura sulla sinistra, poche misure di umidità del suolo forniscono una stima dell'umidità del suolo nel tempo molto simile a quella utilizzando tantissime misure. E quindi il concetto sostanziale è che con poche misure, con ad esempio pochi sensori a terra di umidità del suolo, uno può essere in grado di avere una stima dell'umidità del suolo a larga scala. E se questo è vero, vale anche il viceversa. Cioè, se ho un satellite che mi misura il mondo a una scala di 1000 km quadrati, questa misura, almeno come proxy, può essere utilizzata a scala più piccola.
E questo fondamentalmente è un po' la base sperimentale del fatto che poi ha portato a utilizzare i dati di remote sensing e quindi di satellitare a scala grossolana anche per applicazioni più a scala locale, come vedremo nella presentazione. Parliamo un pochino del telerilevamento dell'umidità del suolo. Questo è il satellite SMAP che forse molti conoscono perché, diciamo così, l'Agenzia Spaziale Americana è molto brava nel pubblicizzare i loro strumenti, ma è sicuramente attualmente il satellite più accurato per la stima dell'umidità del suolo. Ma è importante sapere che oramai da più di 40 anni, perché dai primi satelliti che possono misurare l'umidità del suolo sono stati lanciati anche nel 1978, che è l'anno in cui sono nato io, e oramai ci sono stati più satelliti che possono avere queste misure. E quindi, ad esempio, esiste un prodotto di umidità del suolo che si chiama dell'Agenzia Spaziale Europea, che integra diversi satelliti, che è disponibile per più di 40 anni su scala globale. E quindi è una variabile che può essere utilizzata anche per studi di natura climatica. Quello che è successo di recente è che questi prodotti satellitari non soltanto hanno migliorato la loro accuratezza, ma anche la loro risoluzione spaziale, e quindi abbiamo ad esempio il satellite Sentinel-1 che ha una risoluzione spaziale che, diciamo così, la sua risoluzione originaria è di 20 metri, però per ottenere una stima dell'umidità del suolo si arriva a stime per un'area di 500 metri, un chilometro, e questi sono i dati attualmente che molte ricercatori stanno investigando. E in più ci sono missioni future in cui, ad esempio, c'è anche un obiettivo di avere un sensore di umidità del suolo su un satellite geostazionario, e quindi potremmo avere misure a scala di 100 metri ogni 15 minuti. Però questo è, diciamo così, una prospettiva futura. Quello che volevo farvi vedere, tanto per darvi qualche idea di mappe di umidità del suolo, è ad alta risoluzione, è questo lavoro che abbiamo fatto di recente con i dati di Sentinel-1 di umidità del suolo. In particolare, se vi concentrate sulle due figure centrali, quelle tra il giallo e il verde, sono mappe di pioggia per l'Italia, per il giorno il 10 luglio e l'11 luglio, in mezzo. A destra vedete l'impronta della pioggia sull'umidità del suolo, e potete chiaramente vedere come è evidente che le zone blu sono esattamente quelle in cui c'è stata la precipitazione, e questa impronta è anche caratterizzata da un'elevata risoluzione spaziale, e quindi, diciamo così, questi dati di umidità del suolo, queste figure ci fanno capire che questi dati di umidità del suolo hanno del valore nell'identificare quello che effettivamente succede. Per capire meglio qual è l'accuratezza di questi sensori di umidità del suolo, ci sono una miriade di studi che hanno valutato i prodotti satellitari di umidità del suolo attraverso tecniche in situ. Io spesso faccio vedere questo studio anche perché è stato uno dei primi studi che avevamo fatto noi nel 2011, in cui avevamo preso tutta una serie di stazioni in Europa, in Italia, in Spagna e così via, per fare la validazione del dato di umidità del suolo. E questa figura mostra, sulle X avete diverse stazioni di diverse stazioni, e sulle Y la correlazione. Qui abbiamo valutato quattro prodotti satellitari, per questo che vedete quattro linee su questa figura, e ad esempio quello che forniva risultati migliori era la linea rossa, che era il prodotto di umidità del suolo da Ascat, che in media aveva una correlazione intorno a 0,8-0,85. Tanto per vedere i dati, perché spesso uno, non guardando soltanto metriche o quant'altro, capisce poco, qui vediamo 4 anni di dati di umidità del suolo, dove la linea verde rappresenta i dati in situ, e quindi il nostro benchmark, e la linea blu e rossa sono i dati satellitari con due processamenti leggermente diversi, ma alla fine i risultati sono molto simili. E quindi, diciamo così, il dato satellitare, questo qui, ha una risoluzione di 20x20 km. I dati in situ sono per la media di 3 stazioni, ma nonostante un'elevata discrepanza nella risoluzione spaziale dei due prodotti, l'accordo tra le misure è abbastanza soddisfacente. In particolare si vede chiaramente quando piove, quando il dato verde sale, anche il dato del satellite blu o rosso che sia aumenta in corrispondenza. Non,
voglio tediarvi su tutti gli studi che sono stati fatti per la variazione del metà del suolo, ma ad esempio questo è uno degli studi fatto su scala globale, quindi prendendo più di quasi 2 milioni di misure, e per diverse, network, per diverse reti di misura, che sono quelle riportate sul grafico a destra, ci sono i valori della correlazione, ci sono i box plot della correlazione. Ad esempio ci sono, se vedete sulla figura, ci sono anche risultati relativi a le stazioni in Italia centrale oppure in Campania e in Calabria. Queste sono le performance che in termini di correlazione stanno sempre intorno, perlomeno nelle nostre zone, a 0,8-0,9. I risultati decrescono e diventano negativi, ad esempio questa, per questa rete qui, FMI, che è la rete della finlandese, e quindi per condizioni in cui il suolo è ghiacciato oppure la copertura vegetale è molto densa, la topografia è molto complessa, le performance diminuiscono molto, come ad esempio per questa rete qui finlandese, ma anche per la rete questa qui Snowtail, che è la rete americana fatta nelle zone montuose. Questo overview dei prodotti satellitari di metà del suolo ha portato ad oggi che abbiamo dei prodotti operativi, e queste, avere prodotti operativi di metà del suolo è abbastanza... avere prodotti operativi satellitari che non siano vegetazione oppure qualcosa legato all'atmosfera o al mare è abbastanza desueto. E nonostante però la lunga eredità di prodotti di metà del suolo che sono stati sviluppati nel tempo ha fatto sì che adesso, ad esempio, dentro a Copernicus, il programma Copernicus, penso che lo conosciate un po' tutti, ci sono tre prodotti di metà del suolo operativi caratterizzati da diverse risoluzioni spaziali temporali e da diverse coperture. Ad esempio il prodotto Copernicus C3S, che è questo qui in alto a sinistra, come detto, ha i dati dal 1978 a oggi, e quindi i dati per più di 40 anni. Il prodotto che invece deriva da Sentinel-1, che è quello che vi ho mostrato prima, è dal 2014, perché l'hanno lanciato nel 2014, il primo Sentinel, e però c'è una risoluzione di un chilometro, e quindi può essere utile per molte applicazioni fatte ad alta risoluzione. In Italia cosa abbiamo fatto? In Italia lavoriamo ormai da parecchio tempo con la protezione civile, sempre nell'ambito di questo progetto qui delle UMETSAT, che si chiama HSAF, e abbiamo sviluppato questi prodotti satellitari e li abbiamo resi operativi dentro la piattaforma del WETR. La piattaforma del WETR è la piattaforma sviluppata dal CIMA per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, disponibile a tutti i centri funzionali, e quello che abbiamo fatto è rendere questi prodotti disponibili, confrontabili e utilizzabili per le attività giorno per giorno di protezione civile, che possono essere, vedremo meglio forse dopo, ma l'allerta giorno per giorno per il rischio idraulico e idrogeologico. Oltre a rendere disponibili i dati, perché rendere disponibili i dati non serve a niente se poi nessuno li utilizza, abbiamo fatto e stiamo continuando a fare un'attività, io la chiamo di formazione, ma in realtà è un'attività di condivisione delle informazioni dell'impatto e dell'utilizzo di queste misure di metà del suolo da satellite e come possono essere utilizzate per le varie applicazioni, che è quello che vedremo nella seconda parte di questa presentazione. Qui ad esempio, appunto, è un esempio di un esercizio che avevamo fatto in protezione civile, dove l'idea era proprio quella di: tu sei un tecnico della protezione civile, giorno per giorno devi dare un'allerta, cosa ci faresti col prodotto di umidità del suolo e cosa, in funzione dell'umidità del suolo che vedi dal satellite, cosa potresti dire per quello che accadrà domani. Detto questo, adesso partiamo alla parte delle applicazioni, che secondo me è quella più interessante, ed è per questo che questa prima parte fosse stata un po' troppo veloce, e di questo me ne scuso, ma le slide comunque saranno sempre disponibili. Perché è importante l'umidità del suolo per le piene? Qui c'è un esempio che è in Umbria, quello sotto il bacino del Tevere, dove, anche se la scala di colori è un po' sbagliata, perché rosso significa saturo, cioè condizione circa 1, e blu significa secco, ma si vedeva che alla fine del novembre del 2010 le condizioni erano pressoché sature, ed è per questo che infatti, ad esempio, nel bacino del Tevere in Italia centrale abbiamo avuto delle piene. I grafici sulla destra mostrano gli idrogrammi di piena, dove quando la linea blu supera, che il nostro modello, la linea verde, che è il dato osservato, supera la linea rossa, significa che si supera le condizioni di criticità. Infatti ci abbiamo avuto criticità nel 1 dicembre 2010. Allora, noi ovviamente tutti pensiamo che a dicembre le condizioni di umidità del suolo saranno sature. Tuttavia, il 1 dicembre, sempre lo stesso giorno nell'anno successivo, se guardate la mappa è diventata blu, che significa condizioni secche,
E ci abbiamo avuto siccità nel 2011, infatti c'era ad esempio in alta sinistra c'è il lago di Pilato, che è un lago sull'Appennino Umbro, che si era completamente seccato, e sotto c'è la mappa delle condizioni di... non mi ricordo esattamente cosa mostrava questa mappa, ma comunque diciamo così, valori rossi che presentano condizioni di siccità, e si vede che l'Italia centrale è completamente secca. Quindi lo stesso giorno dell'anno abbiamo condizioni di umidità del suolo totalmente differenti. Paradossalmente l'anno successivo, che io stavo facendo un seminario parlando di umidità del suolo, eravamo a fine novembre, e come vedete la linea in alta sinistra, oppure la mappa sta diventando molto rossa. Infatti questa era a fine novembre, che appunto avevamo condizioni di nuovo sature, e quindi abbiamo avuto ad esempio nel bacino del Paglia la famosa piena del 2012. Quindi lo stesso giorno dell'anno posso avere condizioni di umidità del suolo molto diverse, e quindi assumere un valore stagionale di umidità del suolo è un errore. E quindi ovviamente abbiamo bisogno di misure da utilizzare nei nostri modelli per sapere quali sono le condizioni di umidità del suolo, e sulla base di queste poi fare le nostre previsioni in termini di piena, perché il concetto alla base di tutto questo è il fatto che a parità di un input di pioggia di una stessa entità, per condizioni diverse di umidità del suolo, a partire da secche, intermedie o bagnate, si può avere degli effetti al suolo che sono nulli oppure anche abbastanza problematici. Questo è un esempio che riporto sempre sempre per vedere l'importanza dell'umidità del suolo. Adesso non posso farvi la domanda, quindi non può essere interattivo, ma questo in alta sinistra mostra una mappa di quello che usiamo spesso per l'umidità del suolo è un indice di pioggia antecedente. Ovviamente tutti sappiamo che se è piovuto meno nel passato, allora le condizioni saranno più secche che viceversa. Tuttavia questo indice non funziona sempre bene. E qui ad esempio c'è un evento di piena sempre sul fiume Tevere, la piena la vedete la linea verde lì sulla sinistra, e un evento di pioggia di 70 mm aveva prodotto una piena. Le condizioni del suolo, secondo questo indice di pioggia antecedente, erano condizioni intermedie, cioè verdi. Marrone è secco, verde è intermedio, blu è bagnato. Un evento successivo, le condizioni di umidità, cioè la pioggia antecedente, era tra il verde e il blu, e quindi molto più alta. L'evento di pioggia c'è stato un evento di pioggia di intensità molto simile, e quindi tutti ci aspetteremo di vedere un evento di piena ancora superiore a quella a sinistra. Invece, tuttavia, non è successo niente. E questo ci fa capire che stimare l'umidità del suolo sulla base delle piogge antecedenti può portare a errori anche significativi. Se invece avessimo guardato le mappe di umidità del suolo da satellite, che sono quelle in basso, in questo caso si vede che nell'evento a sinistra le condizioni del suolo erano molto più sature, cioè molto più blu, questa volta la mappa di colori, la leggenda è fatta bene, rispetto alle condizioni a destra, che invece le condizioni erano intorno all'intermedio. E quindi, diciamo così, il contributo dell'avere una stima di umidità del suolo da satellite per prevedere qual è l'impatto al suolo, qual è l'effetto al suolo di un evento di pioggia, risulta fondamentale. Cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo addirittura sviluppato un modello, cioè addirittura abbiamo pensato di sviluppare un modello che prende come input direttamente i dati di umidità del suolo. Quali sono i vantaggi di questo modello? Il vantaggio principale è il fatto che questo modello è molto semplice da utilizzare, è molto semplice da essere messo anche in modo operativo. Infatti questo modello l'abbiamo utilizzato sia per un progetto in Grecia per un sistema di early warning delle piene, sia anche in Italia insieme al Dipartimento di Protezione Civile per capire un po' come funziona questo modello per i diversi bacini italiani. Qui queste due, a sinistra e a destra, sono i due studi, a sinistra per la Grecia e a destra per l'Italia. Tipo a destra, adesso non voglio andare troppo nei dettagli, ma sulla destra ci sono, ogni punto rappresenta un bacino, e quei colori sono tra il verde e il rosso, che sono valori più alti, significa che il modello funziona bene. Ho un esempio qui per il Po, per il fiume Po a Carigliano, e dove in basso vedete le portate osservate sono l'area grigia. Le tre linee sono i dati simulati dal modello, sia utilizzando la linea nera, un modello. Le tre linee praticamente sono molto simili, e questo, diciamo così, è una cosa buona, perché significa che sia utilizzando un modello in continuo idrologico classico, che può essere anche molto complesso da utilizzare, o approcci semplificati come sono quelli che abbiamo visto prima, utilizzando due prodotti di umidità del suolo da satellite come input,
le performance sono molto simili. Ad esempio, quell'indice di Nash Sutcliffe che ti dice, quell'NS che ti dice che è uguale a 1 significa prestazione ottimale, ti fa vedere che i tre modelli funzionano in maniera pressoché similare. Quindi utilizzare un dato di misura del suolo da satellite o anche se volendo da dati in situ come input diretto della modellistica per la precisione delle piene può essere notevolmente vantaggioso. Seconda tematica di cui vi parlo è questo, diciamo così, algoritmo SM2Rain, che adesso stavo per dire famoso, ma non lo devo dire perché sennò i miei colleghi mi uccidono, che abbiamo sviluppato intorno al 2013-2014, e l'idea base è sempre quella, cioè se conoscendo l'umidità del suolo nel tempo, cioè conoscendo l'umidità del suolo ieri e oggi, e semplicemente facendo una differenza tra i due valori di umidità del suolo, possiamo capire quant'è la pioggia caduta nell'intervallo temporale. Questo concetto, che è direi quasi banale, ha fatto sì che, diciamo così, abbiamo sviluppato questo algoritmo, che l'unico, il vantaggio che ci abbiamo avuto probabilmente è stato quello che siamo i primi che l'abbiamo pensato, e quello che siamo riusciti a fare, quindi, dai dati di umidità del suolo da satellite, a fornire stime di pioggia a scala globale. Qui di esempi ne abbiamo molteplici, ma intanto per darvi un'idea, sulla sinistra vedete un'animazione che mostra in alto la pioggia che stimiamo noi, dal giallo al blu e da poca a tanta pioggia, e in basso quella fornita da stazione a terra. E questa è a scala mensile, e l'accordo tra le due mappe ci parla del fatto che le nostre stime sono abbastanza accurate. Questa era la prima cosa che abbiamo fatto intorno al 2014. Quello che abbiamo fatto di recente non è soltanto lavorare a scala mensile, ma adesso forniamo un prodotto. Questo prodotto è disponibile online, un prodotto che si chiama SM2Rain ASCAT, dove ASCAT è il dato di umidità del suolo che prendiamo come input. E questa, ad esempio, è una mappa di pioggia giornaliera per un periodo di 8-9 mesi nel 2019, che, diciamo così, è uno screenshot del dataset SM2Rain ASCAT, che adesso è disponibile dal 2007 al 2019 su scala globale. Non abbiamo fatto solo questo, ma abbiamo anche fatto l'integrazione tra il nostro approccio e l'approccio classico per la stima della pioggia da satellite, che è basato sui sensori della missione americana GPM. GPM in realtà sarebbe per Global Precipitation Measurement Mission, che è la misura globale di pioggia, che in realtà è una costellazione di più satelliti utilizzati. Ve ne ha parlato Giulia Panegrossi intorno a fine gennaio in maniera più diffusa, quindi su di questo non vado in dettaglio, ma comunque la registrazione è anche online. Ma abbiamo integrato quello che fa la missione GPM con quello che otteniamo noi, e in particolare in Africa, quelle mappe sulla sinistra mostrano le performance dei prodotti, dove verde significa molto bene e blu significa molto male. E in alto a destra c'è il nostro prodotto GPM più SM2Rain. Come vedete, il nostro prodotto funziona molto bene in Africa, dove noi riteniamo che sia anche una delle zone più importanti da andare a investigare. Ed è per questo che infatti ultimamente ci stiamo muovendo a fare degli studi proprio in Africa, dove i dati satellitari hanno sicuramente un maggiore impatto. Come detto prima, però, non abbiamo solo prodotti di umidità del suolo a risoluzione grossolana intorno a 20 km, ma adesso ultimamente abbiamo la missione Sentinel-1, e quindi possiamo avere anche prodotti a dati di pioggia di umidità del suolo a 1 km. All'algoritmo SM2Rain la risoluzione del dato d'ingresso in realtà a lui non interessa. Qualsiasi dato d'ingresso di umidità del suolo gli viene fornito, lui è in grado di stimare le precipitazioni. E qui questa animazione mostra tra la sinistra e la destra la pioggia osservata e la pioggia stimata da questo algoritmo ha una risoluzione spaziale di 3 km per tutta l'Italia. L'accordo tra le due mappe è abbastanza accurato, seppur non ottimale, ma dobbiamo anche ricordare che appunto il dato in situ, il dato fornito dall'interpolazione da pluviometri che vediamo sulla destra, ha una risoluzione legata alla densità della rete pluviometrica italiana, che intorno appunto sarà una risoluzione intorno a 10-15 km. Mentre data sinistra sicuramente ha una risoluzione molto più elevata. Un altro esempio molto interessante, che è anche legato al fatto che abbiamo appunto, oramai stiamo sviluppando un prodotto quasi in tempo quasi reale nell'ambito del progetto sempre EUMETSAT chiamato HSAF, che sarà disponibile per tutta l'Europa e anche per tutta l'Africa,
e integrando anche le misure dai satelliti, quelli che noi chiamiamo top down, che forniscono stima, quindi anche su mare. E qui ad esempio c'è l'esempio dell'animazione del ciclone Idai, che a marzo del 2019 aveva colpito il Mozambico, e c'è questa animazione, è interessante da vedere perché il nostro prodotto di pioggia da satellite è stato in grado di tracciare bene l'evoluzione del ciclone e anche il suo impatto in termini quantitativi. Quindi cosa stiamo facendo? Noi, una volta che abbiamo questi prodotti di pioggia dal nostro algoritmo SM2Rain, li stiamo utilizzando per prevedere le piene. E ovviamente, essendo il prodotto di pioggia su scala globale, noi possiamo prevedere le piene su qualsiasi bacino, in qualsiasi parte del mondo. Qui un esempio, ma ne abbiamo... stiamo lavorando, come detto prima, anche in Africa. Qui è un esempio di un'applicazione su 1318 bacini in Europa, dove le specifiche, i dettagli li trovate sulla pubblicazione lì menzionata, ma la figura sulla sinistra mostra le performance per tre prodotti di pioggia, dove a sinistra c'è il prodotto che si chiama TMPA, in mezzo il prodotto Simorph e sulla destra il nostro prodotto SM2Rain-ASCA. Queste mappe mostrano i valori di un indice di performance che, anche questo, per valori uguale a 1 significa performance ottimale, e quindi le mappe più sono blu più le performance sono ottimali, e si può vedere che il nostro prodotto, in particolare per applicazioni idrologiche, ad esempio, in particolare per, se vedete, forse si vede male, ma se riuscite a vederlo potreste riuscire a vedere che, in particolare ad esempio nelle zone in Spagna o in Italia, i valori che noi otteniamo sono molto più blu degli altri prodotti. E quindi, in particolare per applicazioni idrologiche, il nostro prodotto, che è in grado di stimare in maniera abbastanza accurata quantitativamente la pioggia, fornisce anche risultati migliori in termini di prestazioni idrologiche. Anche di qui, anche in questo caso, abbiamo diversi studi che stanno mostrando questo, e questa è un'altra applicazione del prodotto che stiamo facendo. Ho anche inserito le slide dell'Africa, evidentemente me ne avevo dimenticato di averlo fatto. Qui ad esempio c'è un bacino in Sudafrica dove questo è un famoso idrogramma, è un idrogramma di piena, dove la linea verde rappresenta la linea, i dati osservati di portata. Il nostro obiettivo come idrologi tipicamente è quello di riprodurre questa linea verde, e attraverso un modello idrologico con diversi dati di pioggia tu puoi vedere qual è il prodotto di pioggia più accurato. In alto vedete i risultati forniti dalla missione GPM da sola, e in basso i risultati forniti dal nostro prodotto. Ovviamente, quando uno fa vedere una slide, di solito fa sempre vedere i risultati in cui i prodotti suoi funzionano, ma abbiamo fatto questa analisi anche qui per più di 400 bacini in Africa, e i risultati sono questo poco più o meno della stessa, forniscono appunto gli stessi risultati mostrati in questa slide. Questo è un altro studio, sempre dell'utilizzo del nostro prodotto per la previsione delle piene, fatto però da colleghi che lavorano in Finlandia, e loro hanno fatto lo studio per diversi bacini a scala globale, cioè diversi macro bacini come il Mississippi, il Rio dell'Amazzonia, il Congo. E i box plot verdi sulla sinistra, perché quelli gialli, quelli blu e rossi, sono quelli che utilizzano i dati a terra, quindi utilizzando i dati a terra per fare le simulazioni è ovviamente più facile. Se invece utilizzi solo i dati da satellite, che sono i box plot verdi sulla sinistra, e vedete quali tra i vari prodotti che sono stati utilizzati, qual è quello che funziona meglio in termini medi sui vari bacini, siamo stati contenti di vedere che anche in questo caso, fatto indipendentemente da noi, questo studio ha mostrato che il nostro prodotto è tra quelli che sicuramente funzionano meglio. Finora abbiamo parlato delle piene, ma come promesso vi parlerò anche di frane e di siccità, sono 11:41. Le frane è un argomento un pochino più spinoso per utilizzare l'umidità del suolo a satellite, soprattutto se pensiamo che una frana ha una scala spaziale di un singolo versante, e il nostro prodotto di umidità del suolo, se non gli ultimi, ma adesso i prodotti da Sentinel sono disponibili solo recentemente, ha una risoluzione di 20 per 20 km. Quello che abbiamo fatto in questo studio nel 2012 è vedere con una semplice regressione lineare se, introducendo l'umidità del suolo, siamo in grado di stimare meglio l'evoluzione di questa frana, che è una frana famosa in Umbria, la frana perché colpisce parte della strada vicino ad Assisi. E sulla destra le linee verdi sono gli spostamenti di questa frana, perché c'è una rete di inclinometri che misura gli spostamenti di questa frana,
in aosta sono le previsioni che noi faremmo in alto utilizzando solo la pioggia, poi utilizzando la pioggia più un indice di pioggia antecedente, quello che è chiamato API, fino ad arrivare a utilizzare il satellite e tutto insieme. Se vedete la figura in basso, l'accordo tra la linea verde e la linea rossa è sicuramente molto migliore rispetto a quello che otteniamo sulla figura in alto. Quindi anche in questo caso l'introduzione del dato limitare il suolo alla satellite fornisce un miglioramento delle previsioni. Ed è per questo che la regione Umbria ha sviluppato oramai dal 2014, e quindi oramai sono da 6 anni, un sistema che si chiama Presca, in cui questi dati di umidità del suolo sono utilizzati, in questo sistema utilizzano dati di umidità del suolo forniti da una modellistica, ma l'idea è quella di prima o poi riuscire anche a integrarlo sia con dati di umidità del suolo da satellite, sia con dati di umidità del suolo da misure in situ, per questo sistema che si chiama Presca, che appunto prevede giorno per giorno, e loro lo utilizzano giorno per giorno, il rischio da frana per tutta la regione Umbria, dove alla fine si ottengono quelle mappe semaforiche che vedete in basso sulla destra, dove ovviamente i rossi sono valori di criticità e verde invece valori di tranquillità. L'aspetto innovativo di questo sistema è il fatto che appunto utilizza per fare queste previsioni non soltanto la pioggia, ma una soglia basata sia sulla pioggia che sul dato di umidità del suolo. E estendendo questo livello, questo ragionamento a scala globale, a scala italiana, scusate, abbiamo fatto in collaborazione con i colleghi anche del gruppo di geomorfologia del nostro istituto, che hanno un catalogo di frane, di oltre 2000 frane, ad esempio censite tra il 2007 e il 2017, abbiamo fatto la valutazione di diversi prodotti di pioggia da satellite, sempre inserendo ovviamente il nostro prodotto che si chiama SM Turin Ask in questa figura in basso, in centrale, che sarebbe la linea rossa, e ogni linea rappresenta, questa si chiama in italiano non so come si chiama, ma il concetto è che integra insieme i valori di la capacità del sistema di prevedere l'occorrenza dell'evento. Più le linee sono prossime al punto in alto a sinistra, che è il punto di performance ottimale, più vuol dire che un dato di pioggia fornisce risultati migliori. Ad esempio, in questo studio che abbiamo pubblicato nel 2018, si vede che i risultati peggiori sono quelli forniti dal satellite, dalla linea blu, mentre il nostro prodotto, che è la linea rossa, fornisce risultati quasi molto soddisfacenti. In linea di principio la stessa cosa la si può fare anche in ambito operativo a scala nazionale, e quindi diciamo così, conoscendo l'umidità del suolo in alta sinistra e la pioggia stimata sempre dal nostro approccio SM Turin in alta destra, si possono produrre giorno per giorno delle mappe di allerta, che è quella che vedete in bassa sinistra, cioè dove sempre i colori verdi non c'è criticità e colori rossi c'è criticità, e anche sulla destra quello che noi abbiamo chiamato landslide guidance, perché in realtà sarebbero riprende il concetto dalle piene, che ci sono questi concetti di flash flood guidance, che sarebbero appunto i valori di pioggia necessari affinché succeda qualcosa. E quindi diciamo così, a scala nazionale noi possiamo rispondere giorno per giorno alle domande che potrebbero essere: quanta acqua è necessaria, quanto dovrà piovere per avere condizioni di criticità per le frane, e quale sarà la magnitudo o l'intensità di questa criticità. E questo è un altro, diciamo così, un altro lavoro in cui abbiamo iniziato a lavorare recentemente. Infine c'è il monitoraggio della siccità. Qui soprattutto questa attività è nata nel 2017, come tutti sappiamo nel 2017 ci abbiamo avuto le condizioni di scarsità d'acqua molto importanti per l'Italia centrale, in particolare famosa per Roma, ma in realtà la criticità maggiore probabilmente è stata in Toscana. E quello che noi abbiamo iniziato a fare è, guardando queste mappe di umidità del suolo, che come detto ce l'abbiamo da più di 40 anni, siamo in grado di vedere, ad esempio, rosso significa condizioni di anomalie di umidità del suolo sotto la media, e blu sopra la media, siamo in grado di vedere giorno per giorno, mese per mese, e a scala, anche a scala globale, ma qui sto facendo vedere soltanto l'Europa, le condizioni come variano
dell'umidità del sole. Ad esempio nel 2017 quella che la siccità che abbiamo avuto, che diciamo così è esplosa in estate, in realtà queste mappe partono da gennaio e febbraio e si vede che la siccità, in realtà le condizioni di anomalia sono nate già dall'inverno e ci fa capire che appunto la siccità è un processo che ha una lunga memoria. Questa attività che abbiamo iniziato a fare nel 2017 soprattutto per un carattere scientifico e qui ad esempio questa mappa mostra quello che è interessante capire, che utilizzando i dati di umidità del suolo che tu hai per 40 anni in maniera uniforme su tutta l'Europa, tu puoi confrontare sia nello spazio che nel tempo quello che accade in diverse parti, e quindi tu hai un'informazione relativa di quello che succede ad esempio in Italia rispetto a quello che succede in Francia, o quello che succede in Italia nel 2017-2018, magari gli anni non si vedono bene dalla slide, ma queste sono serie temporali dal 1997 al 2018, e quando è blu significa che le condizioni sono sopra la media, quando è rosso è sotto la media. Ad esempio si vedeva nel 2017 che tutta la parte del sud dell'Europa era in condizioni di scarsità d'acqua, mentre la parte del nord Europa era in condizioni di anomalie bagnate. Questo abbiamo cominciato a fare anche in maniera operativa sia per insieme al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Ad esempio queste sono le mappe da gennaio a maggio del 2020 dell'umidità del suolo. Qui i colori sono cambiati, ma comunque il marrone sono condizioni secche e verdino sono condizioni più bagnate. E si vede come ad esempio la condizione attuale, qui siamo a gennaio, nell'animazione siamo a gennaio e poi procede fino al 20 maggio, e si vede che le condizioni attuali in Italia sono, diciamo così, abbastanza secche, quindi speriamo che un pochino di pioggia ci sia, ma le condizioni più critiche in Europa sono sicuramente in Romania e in Ungheria, dove stanno avendo seri problemi di siccità. Questa, ad esempio, questa è un'immagine, mostra appunto la mappa delle condizioni attuali di maggio e si vede quello che ho appena menzionato, come l'Ungheria e la parte sud-est della Romania hanno le condizioni più critiche. E anche in Italia in realtà non siamo in condizioni così soddisfacenti. Questo che infatti l'abbiamo fatto a scala europea, lo stiamo facendo anche a scala nazionale. Qui le mappe mostrano dal rosso al blu anomalie negative o anomalie positive di umidità del suolo. Quello che stiamo facendo con la protezione civile in particolare è quali sono le condizioni dell'aprile 2020 che vedete sulla destra rispetto alle condizioni dell'aprile 2017 o dell'aprile 2019. Nel 2017, come tutti sappiamo, abbiamo avuto l'enorme siccità. Nel 2019 ad aprile in realtà le condizioni erano abbastanza secche e nel 2020 siamo in condizioni intermedie tra le due. Quello che è accaduto nel maggio nel 2017, che le condizioni sono rimaste tali e sono anche peggiorate in alcune aree. A maggio dell'anno scorso sappiamo tutti che è piovuto in maniera significativa in tutto il territorio nazionale, quindi le condizioni di siccità l'anno scorso sono state mitigate. Quello che è accaduto quest'anno è che la pioggia ancora, diciamo che si è accaduta nel maggio del 2020, se non nell'arco alpino orientale, ancora è abbastanza limitata e quindi le condizioni sono ancora di sotto la media e quindi potrebbero essere condizioni critiche per poi la stagione estiva. E la stessa cosa che abbiamo visto in termini del suolo, utilizzando la nostra stima della pioggia dal dataset SMTorrain, possiamo vedere anche in termini di pioggia. Queste mappe, che sono 9 mappe da settembre 2019 in alta sinistra fino a maggio 2020 in bassa destra, mostrano appunto le anomalie di precipitazioni per i vari mesi dell'anno in tutta l'Italia. Anche qui i colori rossi significa condizioni sotto la media e i colori blu sopra la media, e se guardiamo queste mappe a prima vista vedete che queste mappe sono principalmente rosse, che significa che fondamentalmente la pioggia negli ultimi, a partire dall'anno ideologico, cioè l'anno ideologico lo facciamo partire per convenzione a settembre di ogni anno, le condizioni le precipitazioni sono state più scarse di quelle della media e quindi per questo ci potremmo aspettare condizioni di criticità. Concludo con quest'ultima slide, sperando di essere stato non troppo veloce nell'esporre concetti, ma ogni dettaglio
potete contattarci sulla destra, trovate i nostri contatti, le slide saranno anche disponibili perché sarà disponibile anche la registrazione, ma i concetti, il messaggio da portare a casa, quello che in inglese si chiama take home message, non devo parlare inglese, è legato prima di tutto al fatto che capire che l'umidità del suolo è una variabile chiave che nel ciclo idrologico e anche energetico, e oggi abbiamo la possibilità di misurare questi dati di umidità del suolo attraverso i dati satellitari, che hanno raggiunto un'accuratezza e un'affidabilità tale da poter essere utilizzati anche in ambito operativo. Come vi ho mostrato, sia per la siccità che per le piene, in Italia stiamo utilizzando questi dati in maniera operativa con la protezione civile. E con questo direi che, diciamo così, ho concluso questo seminario. Se qualsiasi ulteriore informazione, potete contattarci ai contatti che trovate sulla destra, e sono disponibile per domande. Grazie. Grazie molte, Luca. Grazie per l'eccellente presentazione di grande qualità, per anche la vastità dei temi che sei riuscito a toccare in un tempo ragionevolmente limitato, quindi con una enorme efficacia. Ci sono domande dalla rete e dai presenti in questa connessione. Non so se sono sì, state. C'era Gianluca che aveva una domanda. Prego, Gianluca. Non so se Gianluca è connesso col microfono acceso. Sì, è connesso, altrimenti la scritta la leggo direttamente. Sì. Ok, allora, nell'analisi di stabilità dei pendii vengono valutate le condizioni limite del terreno secco, senza acqua, e terreno saturo di acqua. È noto che nella realtà esiste una condizione intermedia di terreno non saturo difficilmente valutabile. Come questo studio si può legare al concetto di condizione non satura per l'analisi di stabilità dei pendii? Questa, diciamo così, è la classica differenza di interpretazione della saturazione dalle diverse comunità, dove in particolare i geotecnici hanno questa definizione hanno i loro modelli per la previsione, ci sono i modelli per la previsione della stabilità dei pendii, condizioni sature e condizioni non sature, ma come giustamente ha detto in questa domanda, le condizioni, c'è tutta una varietà di condizioni, quindi non si può partire o da condizioni sature o da condizioni non sature. Il suggerimento che stiamo anche implementando, ad esempio in alcune aree dell'Oltrepò Pavese, è quello di sviluppare modelli che siano in grado di conoscere le condizioni di saturazione, cioè tra 0 e 1, ma che può essere anche 0,3, 0,4, 0,5, prima di un evento di pioggia, e fare la simulazione considerando non soltanto le due condizioni saturo e non saturo, ma anche tutte le varie condizioni intermedie. Per le piene, di questo ne siamo esperti perché l'abbiamo fatto da diversi anni, sappiamo che non è soltanto saturo e non saturo che è importante, ma se in condizioni intermedie oppure condizioni sature può essere molto diverso dalle condizioni intermedie dalle condizioni sature a parità di vento di pioggia. In particolare nel territorio italiano, in cui si passa dall'estate in cui il sole è secco all'inverno in cui il sole è bagnato, sapere quant'è l'umidità del suolo in maniera accurata è importante, perché le condizioni possono essere sature in alcuni anni a partire già da ottobre, in altri anni invece a partire da novembre, dicembre, o in alcuni anni, come abbiamo visto nel 2011, non avvengono mai. Ed è per questo che è necessario che, appunto, diciamo così, il messaggio da portare a casa è che queste misure oggi esistono, una volta non esistevano, ormai da qualche anno esistono, e dobbiamo sviluppare i nostri modelli per tenerne conto in maniera appropriata. Grazie, okay, Luca. C'è un'altra domanda dal web, un attimo che ve la leggo.
Altre tre domande veramente. Mauro Giudici chiede: prima è stato detto più o meno che la differenza tra umidità del suolo in un giorno rispetto al giorno precedente fornisce la precipitazione caduta nelle ultime 24 ore. Non è un po' semplicistico? Continuo. Così non si trascurano il ruscellamento, l'infiltrazione e l'evaporazione? In realtà questi processi sono considerati nel modello senza considerare la complessità dei processi idrologici, o sbaglio? Continuo. Quali sono le approssimazioni fisiche del modello SM Turain? Bene, questa è una domanda, diciamo così, tra le domande frequenti che riceviamo quando parliamo del nostro algoritmo SM Turain, e siamo completamente d'accordo con tutto quello che ci suggerisce Mauro Giudici, e in particolare, ad esempio, ciò ci sono anche online, ma ci sono delle slide. Abbiamo delle slide in cui mostriamo bene quali sono le approssimazioni dell'algoritmo, e sicuramente, così come l'algoritmo, ha delle approssimazioni, ma quello che abbiamo visto, perlomeno nelle nostre analisi, è che queste approssimazioni spesso sono approssimazioni di secondo ordine, quindi possiamo anche pensare di trascurarle. Tuttavia, tutto dipende da dove queste approssimazioni le vai a pensare e a quale scala spaziale e temporale le vai a pensare. Quello che abbiamo ottenuto finora, utilizzando dati a risoluzione grossolana intorno a 20 km, significa che queste approssimazioni sembra che tengano. Cominciando a utilizzare dati a risoluzione di 1 km, queste approssimazioni sembra che tengano più, facciano più fatica a tenere, e quindi stiamo introducendo anche, ad esempio, una parte legata al runoff, sempre nell'algoritmo SM Turain, oppure anche legata all'evapotraspirazione. E tutte queste approssimazioni, appunto, comunque alla fine della storia parlano dell'accuratezza che saremo in grado di ottenere da questo tipologia di approccio. Ma in generale siamo completamente d'accordo con quanto dica. È semplicistico dire che l'umidità del suolo di oggi meno quella di ieri è la pioggia. Quello è, diciamo così, lo utilizzo per far capire il concetto. Poi ovviamente l'algoritmo stesso include in parte gli altri processi, che però è più difficile da, diciamo così, spiegare a parole. Ad ogni modo è comunque un modello, è giusto che approssimi, altrimenti... Sì, certo. Ok, ci sono altre domande, un attimo. Allora, Martina N, non so il cognome, buongiorno, una domanda per stimare l'umidità del suolo con i dati satellitari ad una risoluzione spaziale di qualche chilometro, vengono mappate e schermate le aree urbane? Allora, diciamo così, l'umidità del suolo ad alta risoluzione è una cosa che, diciamo così, anch'essa è nata da tanti anni. Io, tipo, c'è un articolo dell'82 in cui si diceva che dai dati SAR si poteva utilizzare a stimare l'umidità del suolo ad alta risoluzione. Tuttavia, i primi satelliti in realtà operativi che l'hanno cominciato a fare sono appunto le missioni Sentinel nate nel 2014, e nonostante sono passati già 6 anni, i primi prodotti sono disponibili solo dall'anno scorso. Quindi è, diciamo così, è un algoritmo di ricerca e di sviluppo ancora in fase iniziale. In aree urbane, diciamo, io ho delle animazioni che sicuramente queste stime fatte a questa risoluzione di qualche di 1 km² o anche un po' meno, sono accurate in zone agricole o in zone con coperte da erba o prato erboso. In zone urbane, in particolare, qui comincia a essere tutto un problema, appunto, di quanto sia urbanizzato. Ovviamente, se sull'asfalto l'umidità del suolo non si misura, quindi queste zone andranno mascherate. Quello che è interessante capire, anche dal punto di vista tecnico o scientifico, è capire cosa significa pensare di stimare l'umidità del suolo in zone altamente urbanizzate. Io mi immagino fare una cosa di questo genere in zone tipo nel nord Italia, sulla zona di Milano e nei dintorni, immagino che sia abbastanza complicato. Ma fino all'altro ieri, diciamo così, prodotti ad alta risoluzione non c'erano. Oggi che ci sono, stiamo cominciando a ragionare su che cosa succede e su perché succede. Non forse non l'avete notato, ma nelle mappe che mostravo spesso le città sono identificabili come degli hotspot. Non sono hotspot, di solito sono più bagnate del circondario, ma semplicemente perché, appunto, l'urbanizzato crea maggior segnale, ma ciò non significa che sia più bagnato delle aree dintorni. E spesso si vedono le città, si vede Roma, si vede Milano, si vede Parigi, ma questa è tutta una cosa ancora
molto da affrontare. Ok, Luca Falconi, Enea, ovviamente ti ringrazia per l'interessantissima presentazione. Due domande. Fino a quale profondità si può attribuire il dato satellitare? In Presca si fa distinzione per la tipologia di frana o l'indicatore di umidità utilizzato sia per profonde che superficiali? La profondità del dato satellitare dipende dalla banda. La tecnologia principale che si utilizza per la misura di umidità del suolo da satellite sono le microonde. Le microonde si dividono in microonde attive e passive, e il segnale microonde può essere caratterizzato da una diversa lunghezza d'onda, e quindi che di solito è rappresentato le diverse bande, cioè quindi c'è la banda C e la banda L, dove ad esempio la banda C c'ha una lunghezza d'onda inferiore alla banda L, o che ce l'avrà inferiore alla banda P. Le stime più accurate che noi abbiamo oggi sono quelle dalla banda L, perché riescono ad andare anche più in profondità, e si stima che possono avere una profondità di acquisizione intorno a 5 cm, massimo 10. E qui allora nasce tutto il problema legato al fatto che appunto è l'utilizzo dei dati satellitari che vede uno spessore così piccolo di suolo, se possa essere effettivamente considerato un indicatore di quello che avviene nel sottosuolo. E ci sono tecniche che noi abbiamo anche utilizzato per, diciamo, stimare l'umidità del suolo nelle zone più profonde da partire dai dati superficiali, ma la stima, diciamo così, grezza del dato satellitare è rappresentativa solo dei primi 5 cm. Per la seconda domanda, perché vedo anche altre domande, ma comunque spero di rispondere in maniera chiara, poi ripeto, per ogni approfondimento potete chiedermi, le mail ce l'avete, quindi c'è. E per Presca si fa distinzione tra la tipologia di frana? Attualmente no, in realtà Presca è orientato alle frane superficiali e quindi agli smottamenti superficiali, quindi non a frane profonde, e però già proprio in questo periodo stiamo ricominciando a ragionare con la regione Umbria per sviluppare questo sistema, che in realtà l'idea è di svilupparlo non solo per l'Umbria, ma anche la regione Marche e in parte forse la regione Emilia-Romagna sono interessate allo sviluppo del sistema, e quindi avendo più regioni e quindi una casistica più approfondita anche di frane, tipologia di frane, questo si spera che potremmo farlo, potremmo anche differenziarlo per tipologia di frana. Ok, Matteo Rolle, vabbè, grazie per il seminario. All'inizio si è parlato dei vantaggi e svantaggi di tecniche di misurazione di soil moisture in campo satellitare. Ci sono prospettive per le tecniche di misurazione da droni? L'area di indagine sarebbe più limitata rispetto ai satelliti, ma con risoluzione molto maggiore. Bene, questo è sì, ci sono prospettive, perché ci sono diversi tipologie di tecniche che sono utilizzate. Allora, il problema del drone è ovviamente che tu puoi installare un sensore sopra un drone che abbia un peso che sia limitato, e quindi, diciamo così, un sensore attivo ha un peso che attualmente è troppo limitante da poter essere installato sopra un drone. Ci sono comunque, sia utilizzando sempre le microonde passive, sia utilizzando dati ottici, termici, tecniche per stimare l'umidità del suolo da drone. Il problema che qui mi si pone è perché. Questo è un problema che, diciamo così, dal punto di vista tecnico-scientifico è, diciamo così, mi si pone da diverso tempo, perché avere una mappa di umidità del suolo per un giorno, che sia anche a una risoluzione di qualche centimetro, probabilmente potrebbe lasciare il tempo che trova, nel senso che l'umidità del suolo, come avete visto forse in qualche figura, varia nel tempo e nello spazio in maniera molto, molto veloce. Quindi una mappa di un giorno lascia il tempo che trova. Uno potrebbe pensare a lanciare il drone per più giorni, ma allora dopo il compromesso tecnico-scientifico tra ad avere una maggiore accuratezza e lanciare il drone più giorni probabilmente si perde, e quindi anche qui capire perché viene fatta la cosa è sicuramente di interesse, ma avere probabilmente un dato di umidità del suolo a scala ad altissima risoluzione probabilmente dopo un po' comincia a perdere l'importanza della risoluzione spaziale rispetto a quella temporale. Anch'io una domanda che però è più una curiosità in realtà. In SM Terrain, nell'algoritmo, viene considerato la diversa caratteristiche litologiche del suolo, e se sì, a che risoluzione? Bene, quando abbiamo iniziato a parlare degli SM Terrain, che era intorno al 2012-13,
abbiamo, pensavamo che i parametri di S&P ne sono 3, forse 4, in teoria tutti che potrebbero essere derivati da tessitura, dalla tessitura del suolo. Tuttavia, quello che abbiamo visto nelle analisi sinora, ma per la calendarizzazione ci stiamo cominciando a lavorare adesso in maniera molto più diffusa, che abbiamo i dati ad alta risoluzione, abbiamo uno studente di dottorato che sta lavorando proprio su questo proprio in questi giorni, è capire se c'è una correlazione tra i parametri che noi otteniamo magari calibrando e la tessitura del suolo. In passato niente, il che parlava del fatto che probabilmente avevamo qualche problema, però utilizzando dati a 20 per 20 km, quindi era un po' complesso trovare una correlazione tra i parametri e la tessitura a questa scala, e quindi abbiamo trovato molto meglio una relazione tra i parametri e la climatologia, cioè ovviamente dove pioveva più c'erano certi parametri rispetto ad altri. Ragionando oggi a scala di 100x100 metri o 500x500 metri, quindi molto più risoluta, speriamo di ottenere queste relazioni, ma non so rispondervi ancora. Anzi, rispondere. Grazie. Ah, c'è anche un commento di Nico. Prego. Lo fanno. Ciao Luca, Nico Cimini, CNR Imar. Intanto grazie per la panoramica, è stata veramente impressionante la mole di lavoro che avete fatto. Volevo fare giusto un commento sulla tua slide finale, cioè sull'importanza dell'umidità del suolo, e ovviamente condivido l'importanza per le frane e siccità e via dicendo, ma quello che volevo dire è che l'umidità del suolo non solo dipende dal meteo, ma in realtà è importante per il meteo con una specie di retroazione, no? Attraverso i flussi di calore latente che influenzano il bando atmosferico. Quindi mi sento di dire che nei prossimi anni parecchi sforzi faranno concentrati proprio sull'affinare i processi fisici nel bando di layer, e nei modelli meteo quello che probabilmente si farà è proprio questo, cioè andare ad assimilare quanto non è già assimilato, cioè quante osservazioni possono apportare informazioni riguardo al soil moisture, e questo avrà probabilmente un ruolo fondamentale. Sì, guarda, sulla terza o quarta slide tra l'importanza di metà del suolo avevo anche menzionato appunto i modelli meteo. Noi stiamo lavorando anche insieme, soprattutto abbiamo lavorato con il Centro Europeo, con l'ICNWF, ma in realtà abbiamo fatto anche uno studio non tanto tempo fa con un collega dell'AMMA che si chiama Valerio Capecchi, che ha anche pubblicato, e in particolare quello che spesso accade nei modelli meteo di previsione numerica è che il suolo, perché visto che ci sono non so quanti layer in atmosfera, ma sicuramente sopra 70-80 layer in atmosfera e 3 o 4 layer nel sottosuolo, tipicamente il suolo è considerato come quello che loro chiamano il cestino, cioè nel senso, perché poi tanto alla fine quello che interessa loro è simulare l'atmosfera, e il suolo è il cestino. E quello che succede è che questi modelli spesso, se voi andate a vedere come simulano l'umidità del suolo, è simulata abbastanza male. L'assimilazione del dato umidità del suolo è qualcosa che appunto si è incominciata soprattutto con la disponibilità di questi dati da satellite, è stata sviluppata soprattutto negli ultimi appunto sempre 4-5 anni, e io so che ad esempio il prodotto umidità del suolo da ASCAT, che è disponibile in maniera operativa, è assimilato in maniera sia nella reanalisi dell'ICNWF sia nel prodotto operativo per le previsioni quelle decadali, e sia dal Met Office dell'Inghilterra. È sicuramente qualcosa di notevole interesse, soprattutto poi anche andando all'alta risoluzione, che è qualcosa che, come avete visto su una slide, c'era l'impronta della pioggia sul terreno, e si vedeva bene appunto le zone blu dove erano le zone più bagnate a causa della pioggia. Questa informazione per capire dove è piovuto, e quindi anche per l'evoluzione di un modello meteo, chi si occupa di queste cose mi parla del fatto che è un'informazione sicuramente da utilizzare. Luca, io volevo farti una domanda riguardo invece l'evoluzione della sensoristica che tu hai menzionato. I primi lavori sono partiti con ASCAT, e adesso
In realtà dal punto di vista del trattamento attivo si è passati a Sentinel 1, al SAR in banda C. In questo senso il beneficio è soltanto nell'alta risoluzione o ci sono delle implicazioni anche a livello algoritmico e modellistico nel passaggio da uno scatterometro ad un SAR, anche se poi degradato in risoluzione? Guarda, quello che in realtà stiamo facendo, perché l'alta risoluzione spaziale, non so come si dice, tutti la vogliono, è qualcosa di cui sembra che ne abbiamo un enorme bisogno. E io sono invece un promotore della risoluzione temporale, che soprattutto per processi elevati, che hanno un'elevata dinamica, secondo me risulta particolarmente importante. Ma quello che stiamo facendo di recente non è soltanto passare a Sentinel 1, ma passare a Sentinel 1 insieme ad Ascat, ad esempio abbiamo un paio di progetti con l'Università di Vienna in cui stiamo ragionando sull'integrazione tra Ascat e Sentinel 1 per ottenere un prodotto di umidità del suolo e anche di pioggia che abbia un'altra risoluzione sia spaziale che temporale, perché sennò se tu utilizzi soltanto Sentinel 1 che passa con due satelliti ogni in media ogni 6 giorni, ma in alcune volte in alcune aree con passaggio ascendente e discendente anche ogni 3 giorni, però tu un dato ogni 3 giorni, se poi tu puoi andare a stimare la pioggia, che come sappiamo è una variabile notevolmente variabile nel tempo, scusate il gioco di parole, questo perde di importanza. Ma a parte questo, quello che in realtà, a parte appunto adesso passare a Sentinel 1, perché abbiamo progetti su questo, quello che non è solo Sentinel 1, ma anche passare alla banda L, oppure passare, questo non ne ho parlato, ma ad esempio adesso esistono la tecnica, quella di GNSS, che in realtà non so esattamente neanche di preciso come funzioni, perché io in realtà di telerilevamento so poco, se non io sono un utilizzatore del dato di telerilevamento, in quanto diciamo così background idrologico. Ma con questa nuova tecnologia si potranno ottenere stime del suolo anche a risoluzione di 3 km con una densità temporale molto elevata, e questo probabilmente andare a una risoluzione di 100 metri per molte applicazioni, secondo il mio personalissimo punto di vista, potrebbe avere poco senso in idrologia, per le frane, poi dopo questo è il mio punto di vista. Per altre zone, per altre applicazioni tipo agricoltura di precisione, sì, per quanto concerne l'umidità del suolo. Per altre applicazioni potrebbe essere comunque, perché l'accuratezza spaziale all'oggi perlomeno non è ancora quella che noi spereremmo di avere, perché come sapete, come fosse, vabbè, tu saprai benissimo, ma il segnale SAR, se tu vedi un'immagine SAR alla prima vista dici che cosa sto vedendo, a volte rumore, sì, una classica sensazione sale e pepe, no? Dopo smussi, dopo medi spazialmente ottieni qualcosa, ma sai, insomma, questo è. Certo, in realtà è molto funzione, come dicevi tu, anche del tipo di applicazione, probabilmente, non se l'uso dell'uno o dell'altro, ovvero la scelta di come integrarli. Grazie molte, non so se ci sono altre domande dalle persone in collegate. No, abbiamo fatto. Benissimo, e allora credo che possiamo concludere qui questo interessantissimo webinario con cui Luca Brocca ci ha portato per mano nel mondo dell'umidità del suolo, del suo ruolo essenziale in vari ambiti, sia applicativi che modellistici, a scala locale, a scala globale. Quindi ringraziamo veramente Luca per la presentazione, la qualità e gli stimoli che ci ha fornito, e invitiamo Luca anche ai prossimi seminari, di cui comunque ne terremo aggiornati sempre tutti con il prossimo invito. Il prossimo seminario sarà giovedì prossimo, rimarremo in un ambito idrologico, anche se ci sposteremo sulla forzante in qualche modo, ovvero sulle precipitazioni osservate in particolare da sistemi radar meteorologici a microonde. Quindi ringrazio tutti, auguro a tutti una buona continuazione di giornata e a giovedì prossimo. Grazie ancora, grazie. Luca. Grazie Luca. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. A presto.